Natale sta arrivando, siete pronti? Prepariamo insieme le susumelle calabresi. Iniziamo versando in una ciotola 250 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, 50 g di cacao amaro e 75 g di mandorle tritate, 5 g di cannella e mezza bustina di lievito per dolci. E diamo una mescolata al composto. Poi inseriamo 40 g di uvetta che abbiamo precedentemente ammorbidito con dell'acqua, 30 g di burro sciolto oppure olio di semi di girasole nella stessa quantità, 100 g di miele millefiori e 80 ml di acqua. A piacere potete grattugiare buccia di arancia o limone. E adesso iniziamo a impastare, prima con un mestolo e poi con le mani. Quando avremo inglobato tutta la farina, otterremo un impasto leggermente appiccicoso, più o meno così. Infariniamo leggermente la spianatoia e stendiamo il nostro panetto. Stendiamolo con un mattarello fino a raggiungere più o meno lo spessore di un dito. A vostro piacimento potete farli più o meno sottili. Io li ho fatti così. Se non avete a disposizione uno stampo ovale, come non ce l'avevo io, potete aiutarvi con l'utilizzo di un bicchiere, tagliando tanti cerchi. Una volta preparati tutti i cerchi, possiamo schiacciarli con le mani lungo i bordi, fino a dargli la tipica forma ovale. Ancora più facile può essere lasciare sul piano il dischetto e schiacciarlo piano piano con le dita. Mettiamoli su una griglia ricoperta di carta forno. Alexa, imposta il timer a 15 minuti. 15 minuti a partire da ora. Passati 15 minuti circa, le nostre susumelle saranno pronte. Mi raccomando, lasciatele un po' morbide. Aspettiamo che si raffreddino totalmente. Sciogliamo a bagnomaria del cioccolato bianco e del cioccolato fondente e immergiamo la parte superiore delle nostre susumelle. In alternativa è possibile utilizzare una glassa oppure del cioccolato al latte. Lasciate solidificare il cioccolato per qualche ora a temperatura ambiente. Vi consiglio di non metterli in frigo perché altrimenti potrebbe alterare il sapore. Ed eccole qui le nostre susumelle pronte da gustare. Vi assicuro che saranno un successone. Ok, adesso il Natale può iniziare veramente. Guardate che belle. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!